Oh, come mi sono divertito! Oh, come mi sono divertito! Da morire, da ridere, da morire! Sono sempre io, Dudu il cagà! E questa pure ve la racconto questa qua! Dunque, eravamo io, Cocò di Capratello, Pupi fate bene fratelli di Sette Sorelle di Sotto e Foffi, insomma la solita combriccola spassosissima. Eravamo ospiti dell'albergo Belvedere Dolomiti, per l'annuale congresso ecologico per la protezione della flora alpina, quando una sera salta sul solito Cocò di Capratello e fa... Ragazzi, vi ricordo che domattina alle 5 ci dobbiamo alzare per fare una gita col presidente. Meglio che andiamo a dormire presto, se no... Ma che scocciatore sto presidente! Qua invece del congresso per la protezione della flora alpina bisognerebbe fare un congresso per la protezione dei partecipanti al congresso per la protezione della flora alpina dalle iniziative del presidente dell'ente per la protezione della flora alpina. Che hai detto tu, scusa? Lascia perdere, Cocò, buonanotte. Buonanotte. E così, la mattina dopo un frugale sonno, ci siamo ritrovati ad arrancare lassù sulle montagne. Traposso. Dico, ragazzi, tenetevi pronti. Il presidente ha 75 anni, può non può reggere a questa andatura, può da un momento all'altro stramazzare. E infatti a un certo punto ho sentito un tonfo. Pam! Non è il presidente. Erano Pupi e Foffi, stramazzati all'unisono, senza un lamento. Noi invece abbiamo proseguito. Mi scusi, presidente, sono 4 ore che camminiamo e lei aveva detto facciamo solo 2 passi. Appunto, 2 passi, passo portoi e passo falzare. Oh, quando è spiritoso questo, quando è spiritoso. Cocò, hai sentito quando è spiritoso? Da questo momento comincia la neve perenne. Che ha detto Cocò? Da questo momento comincia la neve perenne. E quando è cretina questo? È per forza che la neve comincia perenne. Ghiaccio comincia per G e fesso comincia per F. E perché mi guardi a me, scusa? Comunque, approfittando del fatto che il presidente camminava davanti a noi, ci siamo rivoltati e abbiamo preso a correre, ma ancora da perdifiato per la strada del ritorno, insomma, dall'altra parte. Dudu, ma sei sicuro che eravamo passati per di qua? E che ne so, ci potrebbe un punto di riferimento. Quella montagna, che montagna è? Dalla forma si direbbe il K2. Ma il K2 sta in Asia. Con tutto quello che abbiamo camminato, hai visto ma... Facciamo una cosa, mettiamoci a gridare, Cocò, così qualche alpinista di passaggio ci viene in aiuto. Forza, va, forza. Oh! Dudu, c'è qualcuno? E chiedi da quale parte dobbiamo andare, se di qua o di là. Signor sì, da quale parte dobbiamo andare, di qua o di là? Ha detto di là, Dudu. Sì, ma a destra o a sinistra? A destra o a sinistra? Ha detto a sinistra. Ma quale sinistra? Alla vostra o alla nostra? Dudu, siamo a posto, ha detto alla loro. Ma quando sei cretino, ma se non li vediamo come facciamo ad orientarci? Come facciamo a orientarci se non li vediamo? Anche questo è vero, ho capito. Insomma, ma a quale sinistra? Alla nostra o alla vostra? Dudu, siamo a posto, ha detto alla nostra. Sì, ma come? Prima avevano detto alla loro. Insomma, ci volete aiutare, sì o no? E chi se ne frega? Allora abbiamo preso a camminare a tendoni, anche perché nel frattempo si era fatta notte. Dopo pochi passi, un colpo tremendo sulla faccia. Oi. Quando mi sono rialzato barcollavo. Oddio, Cocò. Cos'è stato? Un tornado? Non lo so se è tornato o se c'era già prima, però è un cartello. Un cartello? Accendi un cerino, vedi che c'è scritto. Dudu, siamo rimasti vittime dell'ecologia. C'è scritto Valle dell'Eco. All'inferno, Cocò! In quel momento preciso, in quel momento fulgente, un grido lacerante ha squarciato il silenzio. Cocò! Questo però non è un eco, Ma che, si direbbe un ululato? Appunto. Ma qual è la bestia che ulula? Ah, aspetta che sapeva una poesia. Nitrisce il cavallo, chicchirichiffa il gallo, l'elefante barrisce cupo, ulula il lupo. Il lupo. Il lupo? Sì, signore. Cocò, raccogliamo un monocolo.
abbiamo preso a correre, inseguiti dagli ululati che si facevano sempre più vicini, che si facevano sempre più vicini. A un certo punto mi sono voltato, erano angiatissimi a poco più di 10 metri da noi. Ci siamo ritrovati sulla cima di una bede secolare, tutto con un balzo solo, un record. E così abbiamo passato la notte appollaiati sul ramo, con i lupi sotto a noi che facevano, Coco? Nitrisci il cavallo, chi fragala, l'elefante parrisce, ululava il lupo. Ah, appunto, ululava il lupo. Quando ecco che a un tratto, nell'oscurità, vediamo delle lanterne e delle figure umane. Coco, quanto dopo che vengono a salvarci? Oh, meno male, dai, aiuto, correte! Aiuto! Accorrete, siamo assediati dai lupi! Siamo assediati dai lupi! Ci avete visto! Ma quale lupi, cretini? Sono cani di soccorso! È tutta la notte che vi stiamo cercando! Tutto è bene quel che finisce bene. Ci hanno portati in albergo, riscaldati, rifocillati, come si stava bene. C'era anche un presidente. Ma insomma, dove vi eravate cacciati? In gamba, che domani facciamo un'altra gita sul Monte Cervino. Coco, hai sentito? Sul Monte Cervino? A questo punto Coco se ne è uscito con una delle sue. Dudu, a me non mi interessa se è sul Monte Cervino o la birra. Io bevo acqua piuttosto, ma dall'albergo non mi muovo. Che vi devo dire? A me ha sentito qui pro quo, mi è preso un convulso, ma un convulso da vivere. Roba da lavorarmi per terra dalle risate. Oh, come mi sono divertito! Da morire da ridere mi sono divertito!